Oggi siamo ad Olbia in compagnia di Roberta Campesi, avvocato che si rivolge sia alle istituzioni che al mondo privato. Avvocato Campesi, generalmente siamo abituati a rivolgerci all'avvocato in caso di problematiche, ma in realtà la sua filosofia è un po' diversa. Può raccontarci? Sì, è vero, la mia filosofia è diversa. Io mi rivolgo, come ha detto, sia alle organizzazioni pubbliche, quindi agli enti pubblici, ma soprattutto ai privati, con i quali voglio lavorare a stretto contatto e prevenire, nella fase, diciamo, di scelta e accompagnare l'imprenditore, nella sua quotidianità. Sia nella sua parte gestionale legata al rischio di impresa, sia nella parte privata e quindi di sistemazione del suo patrimonio, ma anche di prevenzione del patrimonio. E così organizzare per l'imprenditore tutta una struttura composta di professionisti che lo aiuteranno nella scelta e nella prevenzione. Quindi in questo campo il team è molto importante. Fondamentale. L'idea può venire a me come professionista, ma l'area di competenza spetta sempre al tecnico specializzato nella materia ed è importante la scelta di quel professionista e la figura dell'avvocato che aiuta l'imprenditore nella scelta di quel professionista, perché è un team, è una rete che lo accompagni. Può approfondirci magari raccontandoci un esempio concreto di quello che è il suo lavoro? Ma sì, mi sto occupando anche in questo momento di, diciamo, di ristrutturare una holding, ristrutturarla non in senso negativo, ma aggiustare alcune cose, snocciolando dei problemi per rilanciare questa holding. E nel fare questo chiaramente ho dovuto contattare figure diverse, tra cui un notaio fondamentale nella ristrutturazione, commercialisti, consulenti del lavoro, che possano insieme a me analizzare tutte le problematiche e riportare al riequilibrio, se c'è bisogno di un riequilibrio, al rilancio nel momento in cui il riequilibrio sarà organizzato. Infatti a lei il termine crisi e fallimento non piace. No, credo non piaccia più neanche al legislatore che ha pensato bene di modificare la parola e per non attribuire un concetto negativo ad una persona che poi se lo porta dietro, ma deve dare fiducia anche all'imprenditore che magari ha fatto qualche errore. E quindi non mi piace la parola crisi perché non mi piace intervenire in quella fase, mi piace prevenire e non curare. Benissimo, quindi la prevenzione non solo nel mondo medico, ma anche in questo campo. Assolutamente, è indispensabile che l'imprenditore comprenda questa filosofia e così non avrà problemi mai, neanche quando il mercato avrà un problema, perché sa a chi rivolgersi prima ancora che il problema arrivi o comunque approfondire nel momento in cui ce n'è bisogno. La ringrazio, dottoressa Campesi. Arrivederci, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Audio Jungle.